mezzogiorno di Focus. C'era una volta mezzogiorno di Focus, anche a Natale la scienza e le curiosità, facezie non vanno in vacanza, neanche Polazzi va in vacanza. Polazzi non va mai in vacanza. Me l'ha raccontato Andrea. Lo so. È un lavoratore indefesso. Ho portato un omaggio per voi. Grazie. La fibra, grazie. Finalmente. Che cos'è? È la fibra. È un albero di Natale. La fibra. Zlatan è fuori. Posso dire che ho come un déjà vu? Succede. Perché? Succede. No, mi sembrava di aver già vissuto questa situazione. In io non, non ricordo di averla precedentemente vista con quel maglioncino. Chi lo sa. Comunque, benvenuti a questa puntata, diciamo, natalizia. Chi c'è nella stanza dei bottoni? Balazs Axel. È lui. Che sicuramente è più competente di Matteo Munari. Io non capisco tutta questa acrimonia sotto Natale. Oggi ce l'avete con me? Ma infatti, io non so. Scusi. Manco fosse il secondo take che facciamo di questa trasmissione. Un attimo. Acredine. Più che sono un ragazzo problematico. Lo so. Vogliamo partire proprio con il ragazzo problematico? Ma sì, togliamoci il peso. Ecco, prego, dottore. Togliamoci il peso. Fa anche i versi. Sì, faccio anche i versi. Mi raccomando, questa è una trasmissione fatta di ritmo. Quindi anche lei... Di una vecchia auto della Fiat. Ragazzi, sono veramente euforico. Allora, cominciamo subito, cari amici, in questa puntata natalizia. Le do il ritmo intanto. Con un No, per piacere non faccia così perché è davvero urtante. Con un bel... Perché mi ha tolto la base sotto che si spegne tutto? Non l'ho appena messa, quella era l'inizio. Vai, prego. Come fa una a parlare con questa musica? C'è una classica canzone natalizia. Io devo parlare di cose natalizie. Mi mette qualcosa di natalizia per piacere? Non ce l'abbiamo. Ho capito, ma Rocky, no. Ho capito, va bene. Mette qualcosa di neutro. L'anno solo. Intanto stanno passando i minuti. Vabbè, la regina. Neutro. Mi sa che il tempo per Rossini sia finito. Guardi, andrebbe bene così. Vi meritereste solo questo. Questo vi meritate. Io adesso faccio chiudere la trasmissione, Allora, cari amici, questo piacevole clima natalizio. Sono un ragazzo problematico. Oggi particolarmente. Non ne veniva fuori, eh? Vi porto alcune simpatiche curiosità legate al periodo del Natale. Neanche meno, però, eh? Certo che se fate così. Ad esempio, cari amici, sì. Da dove vengono gli alberi di Natale? Ma siete mai chiesti? Dalle foreste. Da una foresta di Natale, certo. Da un allora, vivaio. Secondo, diciamo, quello che racconta la tradizione, fu addirittura Martin Lutero nel XVI secolo. Io l'avevo già sentita. Sì. Che tornando a casa una notte vide le stelle scintillare tra gli abeti vicino ai quali passeggiava. Wow. E disse: ma sarebbe bellissimo portare questa luce nelle case delle persone in questo periodo natalizio. Che cosa? Ma Martin Lutero non aveva dei problemi un po' più evidenti quella volta rispetto a questa roba qua? Ho capito, però o sono arrivati dopo. Allora, problemi. Tra una protesta religiosa e l'altra, era multitasking. Ma io non sta solo lì a scrivere tesi da affiggere sulle porte delle cattedrali. Va bene, ok. Allora, questa simpatica notizia che avete devastato con i vostri commenti ha però anche una, diciamo, un'addenda. Perché? Un'addenda. Esatto, un'addenda. Perché cosa? Anzi, un addendum, perché è singolare. L'attenda. Perché cosa succedeva? Che Lutero, no, per dare questa luce nelle case, portava gli alberi con le candeline. Però sì. Spesso gli alberi probabilmente andavano a fuoco. Certo. Allora bisogna aspettare il 1880. Da qui la scomunica, probabilmente. Esatto, per quello. Anno in cui Thomas Alva Edison, grande inventore, decide, anzi propone di sostituire le candele con delle lucine elettriche. Ok. Da lui inventato. Questo è business. O rubate a Tesla. È molto più immagino, probabile. Certo. Questa seconda. Quello della macchina? Sì, quello della macchina. Quello della macchina. Quello certo, della qui continuiamo con l'incompetenza. Oh, ma arriviamo a una notizia più vicina. Ma arriviamoci. E dimmi di più. A quello che ci accadrà nei prossimi giorni. Cari amici, sapete quante calorie si assumono il giorno di Natale? La vecchia registrazione era più bella. Anche quale? Questa ha il suo fascino. Okay. È una registrazione perduta di cui nessuno sa nulla. Sì. Allora, normalmente un adulto consuma circa 2500 calorie al giorno, no? Sì, questa sì, è la media. Invece, probabilmente la cena di Natale o il pranzo di Natale da sole ne contengono circa 3000. Quindi, o l'uno o l'altro, ma se le sommi pranzo e cena diventa... Cioè, si sommano perché poi è la cena del 24, il pranzo del 25, abbiamo già fatto 6000 calorie. Mangi tipo due 3 volte giorni. E per la settimana io faccio poi pranzo e cena tutto il 25. Ah, sì. Cioè, tu il 25 fai se a pranzo che cena? Sì.
24 niente. 24 a relax. Quella sera si dice: ehi Siri, chi è Red Ronnie? Dice così la sera, sì, nessuno se lo ricorda. Insieme al limoncello. Sì. Sì. Vediamo se c'è qualche altra bella notiziola, ma ormai direi che abbiamo esaurito, scavallato tutto il tempo. No, vabbè, non ce ne sono altre. Dai, queste finisce qui, così. Sì, finiamo così perché abbiamo fatto tipo tre quarti d'ora di ciance. Ma no, ma un'altra la dia se ce l'hai. Allora, vediamo, vediamo. Ah, perché l'agrifoglio viene utilizzato come decorazione natalizia? Perché di solito che non serve a nient'altro e quindi lo usano almeno studio aperto, lo sanno. No, non no, lo non benvenuti lo a Studio Aperto, finalmente scoperto l'uso dell'agrifoglio, già utilizzato dai romani perché lo associavano al loro dio del sole Saturno, e proprio in questo periodo col solstizio invernale, quando le ore di luce sono pochissime, l'agrifoglio e il bacio sotto questa pianta sono un modo per ridare potenza al nostro astro. Ma il dio del sole non era Apollo? Sai che greci e romani si scambiavano tante cose, fluidi e funzioni. Fluid man. Fluid. E allora passiamo ai cartelli, alle indicazioni, alle curiosità. Prego, prego. Partendo da quelle condominiali, voi come andate con i vostri condomini? Beh, io non ho condomini. Lei non ha condomini, no, abbastanza è un condomino bene. Di se stesso, bene? Il mio, diciamo, tiene alcune note la TV un po' troppo alta, ma vabbè, cosa fai? Non è che ti metti a litigare per queste cose, no, metti i tappi. Le ricordo che è andata peggio in altri momenti. C'è un amministratore condominiale? C'è un amministratore condominiale? Non ho la più pallida idea. Forse è colui il quale ha scritto questo. Forse è lei e non lo sa. Volete leggere? Sì. Attenzione. Sì. A tutti i condomini del 6, 7, 8. Io avrei detto 6 meno, 7 meno, 8 meno. Si prega ai proprietari che hanno senza più di un'autovettura di parcheggiare nel parcheggio dietro, che è di proprietà del cond. 678, certo. Vale questa circolare anche le persone non residenti che vengono a visita. A visita. Sì, le persone che non sono residenti e parcheggiano o lasciano le autovetture dentro il piazzale saranno rimossi con il caro attrezzo a spese del proprietario. Certo. Si ringrazia per la cortese collaborazione. Questo era il testo originario a cui un condomino ha deciso di porre rimedio con alcune correzioni, ma il voto diciamo che non è dei migliori. 4 meno meno. Sai invece che forse io so chi è questo amministratore di condominio? Chi è? Vi dico solo le iniziali. Non lo dica. Ricordiamo che è Natale. Andiamo al prossimo, perché questo può capitare a tutti. Certo. Perché bisogna che ci sia sempre rispetto della convivenza condominiale. E quindi questo amministratore, giustamente, con del bellissimo nastro adesivo appiccicato a un muro, si prega di mantenere un comportamento educato rispetto agli sputi dalle finestre. Certo. Quindi non di non farli, di farli educatamente. Tipo, magari uno sputo educato, come potrebbe essere? Secondo me magari il cartello è attaccato con lo sputo educato. Però si vede dello scotch. Andiamo avanti, vediamo cosa ci porta. Abbiamo un abbinamento. Che bella. Un abbinamento tra due mezzi parcheggiati che insieme fanno un Transformer. Anzi, non un Transformer, ma il Transformer. Optimus Prime. Che noi, ho l'impressione di averla già vista. Sì, anch'io. Déjà vu. Noi in Italia lo chiamavamo Commander, però negli anni 80, sì, non Optimus Prime. Commander. Quindi ci vorrebbe un pulmino con scritto Commander e uno con scritto Under. Esatto. Vabbè. Invece Megatron rimane Megatron. Sì, salutiamo il presidente della Repubblica che ci saluta. Ciao, sempre. Ciao Sergione. E che in questa civetta di un quotidiano della provincia di Sondrio probabilmente non si ritroverà molto. Però arriva Mattarella, scende dal treno con la droga, preso. Vabbè, sono notizie diverse. Però in effetti chi sospetterebbe mai del poi capo oggi del... trova anche lavoro con 500 offerte. Ma magari è giusto. Detto, magari era Pinuccio Mattarella un omonimo. Non viene specificato neanche l'iniziale, tra l'altro. Fatti. Andiamo avanti. Ecco, cerco lavoro come golf. Sì. Persona seria e con esperienza. Sì, voi sì, come sì, golf come ve la cavate? Ma io preferisco la Polo. Consuma un po' meno. Anche la Panda non è anche la Panda. Io avrei detto il maglione golf o lo sport. Oggi lei è un po' maglione dipendente. Sì, oggi sì, oggi sì. Avanti con la prossima, un'offerta esplosiva bombole. Io non avrei usato quell'aggettivo. No, neanch'io. Però l'offerta è offerta. Ho capito, però su una bombola, io una bombola con un'offerta esplosiva non la comprerei. Poi puoi anche scegliere propano, GPL e miscela. Cioè, le mette assieme. Bombola di miscela? Ah, perché no? Per la Vespa la uso.
Questo è, andiamo avanti con questo bellissimo cartello di una farmacia per famiglie. E credo che qualsiasi coppia con un bambino che si trovi davanti a questa immagine non possa fare a meno di entrare a fare un giro, certo, in quella farmacia, di no? Non uscire più se non in quella modo lì, esatto, evidentemente. Tra l'altro, perché la signora ha una gamba sola? Non l'avevo notato l'altra volta. Vicino. L'altra volta quando? Chi lo sa? Lei guarda i miei materiali. Poi emergency telephone. Bisogna comporre il 999 per le urgenze. Benissimo. Qua siamo negli Stati Uniti. Ma come si fa? E i numeri arrivano solo fino a 3. Fai la somma, la moltiplicazione. Quindi 333 333 333. È ora che lo fai, però l'emergenza. 321. Dottore, dottore, ho capito. Bisogna comporre 999 in base 3. Ah, beh, non è facile. Delle... Non è poi facile. Andiamo in Florida, luogo anche questa meravigliosa, luogo dove solitamente c'è sempre il rischio alligatori. Eh sì. E quindi, siccome la strada è un pochino in pendenza, vengono aggiornati coloro che insomma si trovano anche su sedie a rotelle. Esatto, sì. Mettete il freno quando siete lì, perché altrimenti vi aspettano a mandibole aperte. Se fossi Heidi con Clara non ci andrei in vacanza in Florida io, eh. Però l'alligatore o caimano è molto contento. Ecco. Poi secondo me non c'entra la sedia. Magari è un coccodrillo, che ne sa. E poi siamo all'ultima, credo, immagine di oggi. Qua siamo in Thailandia. Siamo in Thailandia. Lingua che lei parla, dottore. Certo. Dove viene chiesto cortesemente, certo, alle persone di gettare i rifiuti nell'apposito contenitore, altrimenti gli sparano. Ma no, ma è una cosa giocosa. Ah, è giocosa. Thailandesi, ciao, salutiamo gli amici thailandesi. Il nostro autore. Tanto siamo seguitissimi dagli Thailandia. Il nostro autore ha tradotto, quello che c'è scritto. Sì? C'è scritto gettare i rifiuti. Ah, gettare. Ma perché allora lo minacciano con la pistola? Non lo so. Ma così, perché sono dei burloni. Ma in questa burla non lo. Ma lei è un pacifista. Abbiamo finito. Non è questione di pacifismo, gli stanno puntando la pistola. Che immagini alternative, visto che. Abbiamo finito? Sì, perché io non abbiamo solo il regista incompetente, anche il cameraman. Ah, ma quanti sono? Un sacco di gente che lavora a questa trasmissione. Allora, è incompetente. Se abbiamo finito, io vorrei attirare un attimo la vostra attenzione, perché non so se gli ascoltatori e i telespettatori hanno capito. Questo è il secondo take di questa trasmissione. Veramente è impressionante quello che ha detto. Perché rivela questa segretezza? Non credo che ascoltatori e telespettatori credano che siamo in diretta. Un giorno verrà mandata in onda la prima versione. Certo. E io ho voluto stupire un po' tutti voi cambiando un po' l'argomento che invece era nel primo take, che magari utilizzeremo la prossima volta. Perché uno dice: siamo sotto Natale, ricicliamo dei contenuti. No. Noi siamo una fucina di contenuti nuovi. Sì. E grazie al nostro Mega Lion, che qualche giorno fa mi ha dato il là per una nuova rubrica, abbiamo la possibilità anche sotto Natale di regalarvi una rubrica nuova dedicata alle note che si prendono quando andavamo a scuola, che vengono prese ancora. Ma ragazzi, sono in vacanza adesso. In vacanza, però magari. E allora siamo andati a scoprire insieme le note che i professori, quelle un po' più divertenti, insomma, che mettono agli studenti. E c'è una rubrica nuova. Volete che non ci sia nuovamente una sigla? La nuova con l'intelligenza artificiale, Ti metto una nota sì, ti metto una nota no, ti metto una nota la fa diesis, ti metto una nota qui, ti metto una nota qua, ti metto una nota qua, paperone dei paperoni. Va benissimo. Qui l'intelligenza artificiale non è l'ultima versione di ChatGPT, ma è quella delle medie. Comunque, dottore, un umorismo un po' da cucciolone. Però mi sento un po' ricrollato, nonostante che bello. Allora, siamo pronti con questa nuova rubrica Note disciplinari. L'alunno fa partire canzoni napoletane durante la lezione, aggiungo cattivo gusto musicale. Ah, quindi una doppia nota. Giusto? Nota. Sì, nota. Poi si rifiuta di fare i compiti ed esordisce con la frase: con le forbici si possono tagliare tante cose, anche le ruote delle macchine. Cosa avrà voluto dire? Mamma mia, però, Va bene, andiamo avanti. Però ancora con la arrotondata ci avrebbe messo un sacco. La classe organizza una grigliata all'interno dell'aula, obbligandomi a contribuire con 10 euro per la spesa della casa. Voleva mangiare gratis? Uno vale uno. Mi sembra giusto.
Poi, durante l'ora d'inglese, la sottoscritta, sentendo del ronzio proveniente dal banco dell'alunno Polazzi, no, dice: smettila, sono stufa. E il ragazzo risponde con una battuta squallida: sì, certo, e allora io sono cammino. Però questa è bella. Richiedo seri provvedimenti, non essendo la prima volta che uno studente risponde in modo molto maleducato. Ma no, io avrei apprezzato. È carina, però. Simpatico. Poi l'alunna, anziché svolgere il compito assegnato durante l'ora di informatica, crea manifesti funebri. Che okay, bello, arte, però, secondo me. Questa, studenti... questa è di qualche anno fa, adesso si chiama Taffo quell'alunna. Sì, sì, io vedo degli studenti con tante belle capacità. Sì, l'alunna Giulia Taffo, certo. Poi l'alunno durante la lezione si alza e si infila dentro lo zaino. Che zaino ha? Che zaino c'ha? Oppure è un dementalista. Ma lui lo sa, chi lo sa. Poi... poi l'alunno, dopo svariati richiami, continua a non tacere. All'intimidazione della nota inizia a recitare la targa dell'auto. Una nuova minaccia! Ed è lo stesso delle forbici di cuore, secondo me. Cioè, questo l'avessi fatto io. La classe, con la scusa che i prezzi del bar della scuola sono aumentati, cucina pasta al pomodoro portando pentolame, piatti e fornelletto da campeggio. A me questo piace, perché piace un sacco. Questa è una, diciamo così, una presa di posizione contro l'aumento del costo della vita. Sono d'accordo. Guardate che, secondo me, Matteo Monavetto di queste cose ne ha fatte quasi la metà. Io secondo me anche tre quarti. Ma no, secondo me no. Io forse neanche mai preso una nota. Perché non andava. Non ci crediamo neanche. Faccia lo splendido adesso. Che non ci non trovavano per dargli la nota. Andiamo avanti. L'alunno accende e spegne la luce della classe ogni qualvolta si pronuncia la parola in un però dimostra di aver studiato. Ma questo è un genio. Ma questo andrebbe promosso, però subito. Si risolve tranquillamente andando... mettendolo lontano dall'interruttore. Vabbè, ma perché lo fa con le app? Ci piace questa nuova rubrica. Bella questa nuova rubrica. È già finita. È già finita. Ti metto una nota, sì. Ti metto una nota, no. Ti metto una nota, la fa diesis. Ti metto una nota qui. Ti metto una nota qua. Ti metto una nota qua. Paperon de paperoni. La seconda l'avete capita, qui con qua, sì, paperon de paperoni. No, perché l'intelligenza artificiale è un po' così. Davvero un cucciolone, battute. È un po' da cucciolone, sì. Mamma mia. Vabbè, allora non possiamo fare altro che fare gli auguri di Natale. Sapete che sarà il momento del mentalismo. Qual è la novità delle novità? E che andremo in onda anche la notte di Natale. Davvero? In realtà quella proprio di Natale del 25. Con un audio diverso, però. Sì, sì, sì. Questa puntata andava in onda 7-8 volte, sempre con un audio diverso. Pensa che bello. Ma scusate, ma andiamola al contrario. Anche, sì. Dopo si sentono quelle robe, tipo i messaggi di Satana. Non è il caso. No, non dica quella parola sotto Natale. Sotto Natale, però. La ritiri. Un po' di buoni sentimenti. Ma infatti è appena uscito dall'ufficio dell'amministratore. Ma tanto non lo sentirà nessuno, perché l'audio sarà diverso, quindi il problema non si pone. Cosa ha spinto in regia, Bunaretto? Che bottone ha spinto? Ciao, auguri! Mezzogiorno di Focus.